con la vista di uno scorcio del centro storico di Poggio Nativo, iniziamo la nostra visita di oggi. Ci troviamo nel cuore del paese vecchio di Poggio Nativo, sulla piazzetta del centro storico, dove vediamo anche il parcheggio, i posti auto e i riferimenti di un'antica chiesa. Qui, fronte questa ampia piazza, inquadriamo l'abitazione che oggi andiamo a visionare. È questa struttura che vedete inquadrata con le finestre al primo piano e con gli affacci anche sul versante opposto, una sorta di palazzetto. Ovviamente da ristrutturare anche esternamente, qui accediamo attraverso questa porta d'ingresso. Più o meno è un piano rialzato ovviamente, sono circa 5-6 scalini per accedere al piano abitativo, che ovviamente come vedete è in uno stato abbastanza fatiscente, ma possiamo notare come importante sia stato rifatto il tetto e come i solai anche non siano ovviamente da rifare, quantomeno non sono necessariamente da rifare. Qui c'è uno scorcio, diciamo, del centro storico. Rinquadrando nuovamente il salone d'ingresso, notiamo come questa stanza abbia due finestre, molto probabilmente era utilizzata come una sala d'ingresso quando l'abitazione era abitata comunque dai proprietari. Qui c'è un vecchio camino e la parete cucina angolo cottura con la propria finestra relativa. Anche qui il tetto si può vedere bene, è stato rifatto. E anche questa stanza ha una doppia finestra. E qui invece entriamo in quest'altra camera. Qui probabilmente c'era la dispensa per gli ambienti sono molto comodi, soprattutto ben illuminati. Hanno anche un buon panorama. E soprattutto la casa si trova nel centro abitato, quindi per ripristinare un po' tutti gli allacci e i servizi non è poi così difficile. Il contatore è già presente per l'elettricità, anche quello dell'acqua. Vanno logicamente ripristinati gli allacci, così come quello fognario, in quanto va creato il bagno. Qui attraverso questa piccola scalina che abbiamo passato, invece andiamo in questa ampia stanza che anch'essa è composta e caratterizzata da due finestre e dal tetto nuovo di rifacimento, era molto probabilmente la camera da letto. Giriamo a 360 gradi per inquadrarla tutta, uno spazio molto ampio e grande, che teoricamente potrebbe essere anche tramezzato per crearne due. Qui c'è una nicchia molto caratteristica e qui possiamo inquadrare nuovamente la piazzetta da cui siamo partiti, il parcheggio, mentre nell'altra finestra c'è una vista sempre dei vicoli del centro storico di Poggio Nativo. Ed inquadrando nuovamente questa stanza, concludiamo la nostra visita di oggi.